È sempre più un punto di riferimento: il fatto che i 90 milioni che arrivano, abbiamo recuperato anche quelle famose gallerie che Erano ormai distorsive rispetto al dato anche estetico, che riescono a recuperare questa diseguaglianza anche sociale, tutto sommato tra il quartiere più forte e più popoloso del Rio Libertà al centro della città. Perché io non voglio sia sì, accendere per via tutto centro e tutto centrale. Al tempo stesso, recuperiamo i fondi per quanto riguarda le fognature, perché veramente è priva di fognature. Siamo impegnati, siamo impegnati in questa direzione. Avremo il museo egizio, e finalmente con i 4 milioni dati al ministro San Giuliano, così come voglio ringraziare il presidente De Luca, e il ministro. Fitto, insomma, questa filiera. Il resto non c'è da nessuno, i parlamentari recenti che sono cose partite dal recente passato, ringrazio i vigoriti della Conventustia perché eh, abbiamo spinto per i 30 milioni per la forma di avvicinamento tra l'economia attraverso le industrie che sono a Ponte Valentino e al tempo stesso la stazione di Benevento, perché prima si arriva su questo e prima bisogna farlo anche perché spunta all'orizzonte i 100 milioni che saranno dati in, in dote alla provincia di Avellino. Quindi Benevento come città modello per la Campania? Benevento è, un modello a città, è tra quelle che ha avuto più soldi di tutti, devo dire, ho visto tranne Napoli che Napoli ha la sua forma diciamo, manomissiva rispetto alle altre città per il dato diciamo, di evidenza eh, del concentrato demografico, però Benevento veramente si illustra da sé. Avellino ha visto poche cose, sono intervenuti su tutti quanti i settori. Si tenga conto che questi sono fuori dai soldi che abbiamo avuto, dei PIX, per quanto riguarda il, eh, invece il, i finanziamenti del, del PNRR per i quali siamo i primi in Italia, il rapporto a numero di investimenti e diciamo, elemento demografico. Si conferma anche Benevento con il suo sindacato in linea con la filiera istituzionale, quindi c'è un accordo bipartisan insomma, possiamo dire. Ma io credo che per queste cose bisogna lavorare tutti quanti assieme, che non sgomitare ma mitigare un po' asprezze, contenziosi che si aprono, perché insomma, alla fine se c'è la sprezza e c'è il contenzioso rischiano i cittadini, è come la divisione che c'è sull'autonomia differenziata, siamo contro l'autonomia perché questo porterebbe un grave danno per l'unità del Paese, sarebbe diseconomica per il Paese, avremmo grandi difficoltà nelle scuole altrove, a pausa di scuola, messo il terremoto, faccio bene a 3, 18 milioni a fare scuole nuove anziché quelli che litigano eh, con le parole nei nostri confronti. Vado avanti su questo, che la città risorge e sta rinascendo.